Dunque, noi avevamo visto l'altra volta l'amplificazione di tensione nello stadio CE e poi dello stadio abbiamo calcolato questi tre parametri: amplificazione intrinseca a vuoto, resistenza di vista dal generatore d'ingresso e resistenza d'uscita. Queste tre quantità sono utili perché ci consentono di rappresentare quel circuito equivalente dell'amplificatore. Ok? Ora, quello che vorrei farvi vedere è che, giusto a mo' di piccolo esercizio di verifica, che se prendo questo circuito equivalente, ci metto il carico giusto, RL, e il generatore reale, quindi con la sua resistenza serie, e ricalco l'amplificazione sul circuito equivalente, ottengo effettivamente l'espressione qui in alto. Giusto come verifica e per, insomma, farvi capire perché lo andiamo a usare in modo sistematico. Quindi prendiamo questo, aggiungiamo una pagina, ok? Allora, prendiamo una situazione per cui abbiamo l'amplificatore CE, lo rappresento come una scatoletta, è qui dentro l'amplificatore, in ingresso mettiamo il generatore reale, cioè con la sua resistenza serie, e in uscita mettiamo un carico. Quindi V è la tensione sul carico, VS è la tensione del generatore d'ingresso. Ora, a questo punto, noi possiamo sostituire al posto dell'amplificatore non il circuito completo di piccolo segnale come abbiamo fatto prima, ma il circuito equivalente, cioè diciamo, va bene, sostituiamo, mettiamo qua la RI, qui mettiamo la R out e qui mettiamo la AV0' VI, dove VI è la tensione capi di RI. Questo è il circuito equivalente, sostituisce la scatoletta, va bene? Quindi poi attacchiamo il resto come prima. E adesso andiamo a fare il calcolo. Quindi questo calcolo è piuttosto facile. Sulla maglia d'ingresso la VI è una partizione di VS, c'è una partizione data da due resistenze in serie, quindi devo fare RI diviso RI più RS per VS. Questa è la VI. Quando conosco VI conosco anche AV0' VI. E quindi posso trovare la V come una partizione di AV0' VI. È AV0' VI per RL diviso ROUT più RL. Quindi è uguale a, se al posto di VI sostituisco l'espressione di sopra, AV0' per RI diviso RI più RS per RL diviso ROUT più RL. Quindi, per concludere, l'amplificazione di tensione, che è la VU diviso VS, è qui c'è un VS, è questa espressione che moltiplica VS, quindi è fatta da AV0' per RI diviso RI più RS, che moltiplica RL diviso ROUT più RL. Ok? Questa è un'espressione del tutto generale, quindi vedete, questo ci permette anche di capire quel discorso che avevo fatto sull'amplificazione intrinseca a vuoto. Vedete, l'amplificazione di tensione reale che ottengo per costruzione è più piccola dell'amplificazione intrinseca a vuoto, perché è uguale all'amplificazione intrinseca a vuoto per due frazioni che sono per costruzione minore di 1, minori o uguali a 1 al massimo, d'accordo?
D'accordo? Quindi io qui ve lo faccio notare, nota che AVV è più piccolo, al massimo uguale, no? Può essere rispetto ad AV0'. Può essere uguale se RS e RL sono, anzi RS uguale a 0 e RL uguale a infinito, e ovviamente le due espressioni sono uguali. Va bene? Adesso per riprova sostituiamo i valori che abbiamo detto prima, no? Allora, sostituiamo allora AV0', vi ricordate? Vediamo un po' se li prendiamo tutti. È questo meno HF su IE per RC parallelo ad HIOE, a 1 su HIOE. Rin RB parallela a HE, Rout RC parallela a 1 su HOI. Queste tre cose le prendiamo e le sostituiamo qua. Quindi qui mi viene. Vediamo un po' se mi ricordo. AV uguale. Qui c'è meno HFE diviso HE per RC parallelo 1 su HOE. Questo è il primo termine. Per Rin RI, vabbè, la RI e la RIN è ovviamente la stessa cosa, no? Questo era RB parallelo HE. Quindi sostituisco. Quindi qua mi viene RB parallelo ad HE più RS. Per RL, al posto di Rout, devo mettere RC parallelo 1 su HE più RL. Questa qua è esattamente uguale all'espressione di AV. Espressione già trovata. La riconoscete? Se andate a guardare l'espressione già trovata è esattamente la stessa cosa. Qui l'unica cosa che dovete riconoscere è che quando vedete qui RC parallelo 1 su HOE per RL diviso RC parallelo 1 su HOE più RL, questo vuol dire che sto facendo il parallelo delle due, quindi ho RC parallelo 1 su HOE parallelo RL. Esattamente l'espressione che avevamo scritto qua sopra. No. Qui c'è HIE più RS parallelo RB al denominatore, in realtà questo lo vedete, beh, dovete fare un minimo di esercizio per riconoscerlo, perché sta dentro questa espressione diviso HIE. Se svolgete il parallelo, ora non lo voglio fare, viene fuori quella cosa. Provate, ecco, ve la lascio come esercizio, provate a verificare che l'espressione è esattamente la stessa. Va bene, per cui noi, a noi conviene, perché poi se l'amplificatore C è parte di un circuito più complicato, non semplicemente con carico e un generatore, ma una cosa ancora più complicata, il circuito equivalente ci permette di fare tutti i calcoli che ci interessano. Va bene. Detto questo, passiamo a un altro tipo di amplificatore, molto simile a quello che abbiamo già visto, ed è sempre uno stadio amplificatore. Ad emettitore comune con resistenza sull'emettitore. Ho introdotto questa parola ora qui, stadio amplificatore, perché? Beh, per il momento per noi stadio amplificatore è sinonimo di amplificatore. Quando si intende, si dice stadio amplificatore, si sottintende una cosa in realtà, che vedremo tra poco, che ci possono essere più stadi in un amplificatore. E in effetti uno può ottenere un'amplificazione maggiore da un circuito se mette più amplificatori semplici in cascata. No? L'uscita dell'uno collegata all'ingresso dell'altro.
Come sapete, se metto più stati lineari in cascata, la funzione di trasferimento complessivo è il prodotto delle funzioni di trasferimento, no? Quindi si sfrutta questo per avere un'amplificazione che è prodotto delle amplificazioni. Vediamo più o meno com'è che si ottiene. Vediamo innanzitutto questo caso. È molto simile al precedente, la differenza è che la resistenza di emettitore non viene completamente bypassata. Vedrete che è utile questo tipo di circuito per alleviare la dipendenza dalle variazioni, la sensibilità alle variazioni dell'amplificazione. Noi per il momento abbiamo affrontato il discorso di fare una progettazione robusta rispetto alle variazioni soltanto nell'ambito del punto di riposo. Chiaramente la cosa deve riguardare anche l'amplificazione ottenibile, la funzione di trasferimento. Ovviamente noi poi alla fine vorremmo un amplificatore che abbia una funzione di trasferimento che non cambi con la temperatura, okay? Che non cambi con se i componenti vengono venduti in modo, cioè se i componenti sono diversi, e quindi anche quello è il risultato di una progettazione accurata. Allora, vediamo intanto come è fatto questo stadio. È simile al precedente, c'è cioè un solo transistore polarizzato con una rete di quattro resistenze, il solito circuito di autopolarizzazione che abbiamo visto insieme, quindi chiamiamole come le abbiamo chiamate finora. Ecco qui l'unica differenza è che per comodità vi rappresento la resistenza RE, quella sull'emettitore, già divisa in due parti. Per comodità ve la rappresento come serie di due resistenze, la chiamiamo una RE1 e l'altra la chiamiamo RE2. Questa è RC. Poi dobbiamo attaccare il generatore tramite condensatore di accoppiamento CB, come abbiamo fatto prima. Questo è il generatore d'ingresso. E poi dobbiamo attaccare il carico di qua. Poi finalmente dobbiamo usare la capacità di bypass. Vedete, la differenza rispetto a prima è che la capacità di bypass aggira soltanto una parte dell'RE, non tutta, solo la componente RE2. Me ne lascio una parte intatta. Questo è VCC. Posso andare a calcolare il circuito, a scrivere il circuito per i piccoli segnali. Lo sappiamo fare in modo automatico. E questa, ecco, questa è una cosa che vale la pena ricordare. Nell'ambito degli esercizi che facciamo, per esempio, durante la prova scritta dell'esame, io noto che questo passaggio qui è un passaggio che spesso viene sbagliato. È uno degli errori classici, non il più frequente, ma insomma un classico. E guardate, è imperdonabile, no? Perché è perdonabile, insomma, un aggettivo un po' forte, diciamo. È chiaro che conta nel voto d'esame, è perdonabile, insomma, è tutto, non sono cose così gravi. Però è veramente un modo di sciupare punti, come dire, inutile, perché è meccanico, non c'è da ragionare su questo. Dato il circuito che si disegna, infatti il programma di simulazione non ci pensa un attimo, dato il circuito, a fare il circuito equivalente, perché basta seguire meccanicamente il set di regole che abbiamo visto prima. Bisogna stare attenti semplicemente a ricordarsi dove sono i nodi e a riportare le cose in modo consistente, ma non c'è assolutamente nessun ragionamento da fare. Diciamo, uno può sbagliare soltanto perché non sta attento. Allora, qui rifacciamolo, RS è un peccato perché, capite, siccome è la prima cosa che si fa nell'esercizio, quando si sbaglia quello, poi l'esercizio tipicamente deraglia, no? Prende una direzione completamente inutile. Quindi poi alla fine
anche se l'errore uno volesse considerare veniale, ma poi in pratica il risultato va in una direzione che non c'entra niente. Tipicamente non è più neanche un amplificatore, non funziona più nulla. Difficile anche poi valutare, ecco. Tipicamente è come dire, un incidente di percorso che cioè, fa diventare il compito insufficiente poi, perché fa accumulare tutta una serie di errori. Allora, qui devo mettere R1 in parallelo a R2, vi ricordate la situazione di prima, finiscono in parallelo e li abbiamo chiamati RB, la richiamavano RB, il parallelo dei due. Poi qua c'è la base, adesso devo fare, mettiamo qua l'emettitore, mettiamo qua il collettore, sempre con l'idea di spostare il segnale dall'ingresso a sinistra all'uscita a destra, quindi il segnale si muove da sinistra verso destra, in basso stanno le tensioni più basse, in alto le tensioni più alte. Allora, da base a emettitore c'è HIE, ok? In cui scorre la corrente IB. Tra collettore e emettitore c'è il parallelo di HFIB e 1 su HOE. Va bene? Poi, dall'emettitore, tra emettitore e massa che cosa c'è? Va bene, praticamente la CE è in corto per il piccolo segnale, ovviamente stiamo considerando il cosiddetto centrobanda che abbiamo introdotto l'altra volta, cioè quando le capacità di accoppiamento di bypass fanno il loro lavoro, cioè sono decorti. Allora, a quel punto la R1 è direttamente tra l'emettitore e massa. E R2 non si vede più perché è stata completamente cortocircuitata. Quindi rimane questo. E poi di qua mi trovo ad avere RC in parallelo a RL. Ecco, CB invece l'ho fatto. Ho fatto tanti discorsi, poi CB l'ho lasciato. Anche CB ovviamente, se mantengo l'ipotesi, lo scrivo qui a centrobanda ACB. Va bene. Allora, l'unica differenza rispetto allo stadio CE che abbiamo visto prima è questo qui. Il fatto che la RE 1 è rimasta, altrimenti se non fosse per questo il circuito sarebbe esattamente uguale al circuito precedente. Ma se ci fate caso, il fatto che ci sia la R1 cambia un pochino le carte, anche dal punto di vista del calcolo, no? Perché se voglio risolvere il circuito ai nodi, mi ha aggiunto un nodo in più. L'emettitore, che prima non avevo, era massa l'emettitore. Quindi adesso ho un nodo in più, ho un nodo d'ingresso, ho un nodo d'uscita e ho anche l'emettitore. E se lo guardo dal punto di vista delle maglie, mi trovo una complicazione in più. Di fatto, vabbè, posso applicare tenere in ingresso come ho fatto prima, ma mi trovo una maglia in più. Quindi il circuito è un pochino complicato. Allora, quello che conviene fare per semplificare un po' il circuito e fare conti comunque precisi, questo mi conviene farvelo vedere, è intanto trasformare questo qui dall'equivalente di Norton, cioè generatore di corrente con resistenza in parallelo, ad un equivalente di Thevenin, perché in quel modo il generatore di tensione va in serie alla resistenza e quindi ho tolto una maglia. Va bene. Poi un'altra cosa che ci conviene fare, ora dobbiamo un po' abituarci a fare qualcosa che ci consenta di semplificare un pochino i calcoli, un'altra cosa che ci conviene fare è andare direttamente a calcolare la tensione intrinseca, l'amplificazione intrinseca a vuoto, la resistenza d'ingresso e la resistenza d'uscita. Perché? Perché se vado a calcolare l'amplificazione intrinseca a vuoto in questo circuito, mi tolgo di mezzo questa RS e mi tolgo di mezzo la RL, quindi in realtà semplifico ancora un pochino il circuito, va bene? Quindi andiamo a calcolare direttamente quella. Quindi io
cosa faccio adesso? Tra l'altro, se levo la RS, la VS va direttamente tra base e massa e l'RB non mi serve più. Diventa completamente inutile, no? Perché è in parallelo al generatore di tensione, quindi ci passa una corrente nota, ma non influisce niente il circuito, non ha nessuna influenza sul circuito l'RB. Quindi posso togliere anche quella, no? Allora, prendiamo una pagina nuova. Quindi calcoliamo l'amplificazione. Vuoto. Allora dobbiamo mettere il generatore, chiamiamolo V, tra base e massa. Posso rimuovere la RB. Poi qua avrò HE, qui c'è IB. Qui c'è R e 1. Con qui abbiamo detto sostituiamo con un generatore di tensione e la resistenza serie. Facciamo l'equivalente Thevenin. Quindi quando si fa una trasformazione Norton-Thevenin la resistenza è la stessa, quindi questo è sempre 1 su HOE, e invece il generatore di tensione vale il generatore corrente per la resistenza. Quindi c'è HFE. Questa l'avete visto. HFE diviso HOE per IB. Questo è il collettore. E quindi posso qua mettere direttamente RC. Quindi vedete, il circuito si è semplificato abbastanza. Questa qui è la corrente IC. Vedete, quindi la corrente della maglia d'ingresso è l'IC, la corrente nella maglia di uscita. No, la corrente nella maglia d'ingresso è IB, la corrente nella maglia di uscita è IC. Adesso scrivo le equazioni alle maglie. Quindi maglia d'ingresso, faccio il sistema, V uguale ad IB che moltiplica HE più RE1 più IC che moltiplica RE1. Parentesi non mi serve. Equazione alla maglia di uscita, generatore di tensione, HFE diviso HOE IB uguale alla caduta dovuta alle resistenze. Quindi prima ho IC che moltiplica la somma delle resistenze sulla maglia, R1 più RC più 1 su HOE, più IB che moltiplica R1. Prego. Perché l'RB sta tra base e massa, quindi di fatto non ha, nella maglia non ha nessun effetto. L'unica cosa che cambia, cambierà la corrente erogata da V, ma non mi interessa quella in questo momento. Ok, posso anche metterla, ma non, cioè, guardi, la metto anche nel parallelo, non mi cambia niente ovviamente. Posso mettere di qua, di là, non è che destra e sinistra andando in parallelo. Non mi cambia niente, no? Non ha nessun effetto. Allora, avrà effetto poi nel valutare la resistenza d'ingresso. Quindi io se vuole aspetti, lo disegno anche da questa parte, così magari. Avrà effetto nel valutare la resistenza d'ingresso, perché ovviamente c'è, ma non nell'amplificazione intrinseca a vuoto. Va bene, a questo punto che cosa possiamo fare? Vedete, noi abbiamo due incognite che sono i B e i C. E due equazioni, possiamo ricavarle tutte e due. In realtà a noi interessa ricavare C, perché quando abbiamo ricavato C possiamo scrivere V uguale a meno RC per IC e quindi ricaviamo la tensione d'uscita. Allora, di conseguenza io direi di fare la cosa seguente. Ricaviamo i B dalla prima espressione e la sostituiamo nella seconda. Ok? Quindi IB uguale a V meno IC per R e 1 diviso
Anzi, no, scusate, ho visto una cosa che mi fa semplificare un po' i conti. No, facciamo così, ricaviamo i C rispetto ai B dalla seconda. Allora, mettiamo un po' e sì, possiamo fare un passaggio solo così. Allora, IC uguale a IB per, dunque, i coefficienti di B sono HFE. Ecco, facciamo una cosa, nel fare questa operazione moltiplichiamo tutto per HOE anche, in modo che sparisce una riga di denominatore. Quindi viene HFE meno RE per HOE. Questi sono i termini che moltiplicano i B. Giusto? Poi dividiamo per la parte che moltiplica i C, quindi anche questo moltiplichiamo per HOE, quindi viene 1 più RE1 più RC tutto per HOE. Va bene. Vedete, questa frazione moltiplica i B per costruzione è un numero puro. Va bene? Ed è un e si capisce anche che è un numero grande, no? Perché vedete, è il rapporto tra i C e i B, quello che noi abbiamo chiamato, per esempio, per il modello che noi abbiamo chiamato, per esempio, beta F in generale. No, però vedete, siccome la corrente di collettore un po' dipende anche dalla UCE, e la UCE dipende dal resto del circuito, in questo caso il rapporto tra i C e i B dipende dal resto del circuito. Non è una costante, proprio perché c'è una dipendenza della IC da HOE, scusate, della C dalla VCE. No? Le caratteristiche di uscita hanno una leggera pendenza. Infatti, se non ci fosse dipendenza di C da VCE, noi che cosa avremmo? Avremmo HOE nullo, okay? Perché HOE è la derivata di C rispetto a VCE. Quindi se le caratteristiche di uscita fossero costanti al variabile di VCE, avremmo HOE uguale a 0. E infatti vedete che se lì mettete HOE uguale a 0, quella frazione fa HFE. Giusto? Che è quello che ci aspettiamo. Quindi noi approssimativamente abbiamo sempre detto, vabbè, HFE è beta F. Beh, è vero, ma siccome non è esattamente costante, quell'HFE è calcolato in un punto di riposo, se si sposta il punto di riposo perché si applica un segnale, cambia anche l'amplificazione di corrente. Allora, per comodità, per ricordarci che questo è il guadagno di corrente del circuito, questo termine qui lo possiamo chiamare HFE', in modo che ci semplifica un pochino la notazione. E mi ricordo come è definito, quindi HFE' è questa frazione, è un nome che mi consente di semplificare le espressioni, poi chiaramente nasconde un'espressione più complicata, però mi consente di ricordare che all'incirca vale HFE', perché poi HOE non è 0, ma tipicamente è una conduttanza abbastanza piccola, per cui diventa una quantità più piccola di HFE per costruzione, vedete, per costruzione è più piccola perché al numeratore c'è HFE meno qualcosa, al denominatore c'è 1 più qualcosa, quindi la frazione è più piccola di HFE, no? Quindi è un numero un pochino più piccolo, ma non stravolto, ecco, non cambia tanto. Allora, quindi questo è quello che mi dice la seconda espressione. A questo punto io ho comodità e posso sostituire al posto di B IC diviso HFE' nella prima espressione, così da ricavare C. Quindi nella prima espressione scrivo V uguale IC che moltiplica HIE più RE1 diviso HFE' più RE1. A questo punto posso portarlo anche in evidenza e posso scrivere da questa parte
IC uguale VI che moltiplica, vediamo, H, sì, HFE primo diviso HIE più RE1 che moltiplica 1 più HFE primo. E poi a questo punto posso ricavare posso anche ricavare direttamente AV0 primo. AV0 primo che è uguale a V diviso VI è uguale a, vedete, V è meno RC per IC, sostituisco IC, divido per VI, mi viene meno RC per HFE primo diviso HIE più RE1 che moltiplica 1 più HFE primo. Questa è l'espressione che volevo ottenere. Abbiamo trovato l'amplificazione intrinseca a vuoto dello stadio a emettitore comune con resistenza sull'emettitore. Allora, facciamo qualche ragionamento su questa espressione. E per fare qualche ragionamento io prenderei una pagina nuova e mi copierei questa espressione, che questa cosa a me diverte. Mi prendo questa espressione, la copio in una pagina nuova, qua, ok, e a questo punto mi copio anche l'espressione di prima, di questa chissà se ce la faccio, di HFE'. E la porto nella pagina perché voglio fare un po' di ragionamenti con voi su questa cosa. Vediamo un po' se mi riesce. Ah, poi l'aggiusto. Questa è venuta brutta. Vabbè, non te la correggo direttamente io. Dunque, avevo detto così, così. E questo è HFE primo. Va bene. Queste sono le espressioni. Allora, facciamo un po' di ragionamenti. Prima cosa che dovreste notare, se e deve, succe e deve succedere, no? Se R1 è uguale a 0, ritorno al caso CE. Devo ritornare al caso CE che abbiamo visto prima perché il circuito è ritornato quello di prima, d'accordo? E in effetti succede perché proviamo a farlo giusto per esercizio. Io prendo AV0' e se R1 è uguale a 0, questa frazione diventa semplicemente meno RC per HFE' diviso HIE. Ricordate invece la V0', la VO' nel caso precedente c'era HFE invece di HFE' e c'era RC parallela 1 su HE numeratore. Però era uguale a questo. Ma in effetti è la stessa cosa perché se sostituisco ad HFE' quello che ho qua, vedete quando R1 è uguale a 0, questo va via, qui rimane HFE diviso 1 più RC per HOE e questa roba qua è il parallelo di RC e di questa roba qua è RC parallelo a 1 su HOE. Quindi diciamo il tutto viene meno HFE RC parallelo a 1 su HOE diviso HIE, come volevasi dimostrare, ok? Va bene, questo cosa ci dice? Semplicemente che la cosa che abbiamo visto prima, abbiamo discusso un po' di dettaglio, non è altro che un caso particolare di questo. L'altra cosa che ci dice è che quando aumento la R1 rispetto a 0, la amplificazione diminuisce.
Questa è una cosa da notare. Cioè la, se volete dirlo in termini un po' più differenziali, la derivata parziale dell'amplificazione rispetto all'R1 è negativa. Okay? Così è un pochino formale, in realtà, e non mi dice neanche tantissimo, però io la scriverei così più semplicemente. Se R1 sale, AV0' scende. Questo si capisce abbastanza bene da due effetti. Il primo effetto è che qua c'è R1 a denominatore. Ok? Questo è un effetto piuttosto chiaro. Il secondo effetto è che anche HFE cala quando metto l'R1, perché vedete, nel termine HFE primo, l'R1 fa abbassare il numeratore e fa alzare il denominatore. D'accordo? Quindi qui mi trovo ad avere, quando aumenta R' che HF' cala e che il denominatore cresce. Quindi l'effetto netto, qui c'è una parte che cresce e una parte che decresce, ma l'effetto netto è che cresce. Okay? Quindi potrei andare a fare la derivata esatta, ma insomma faccio un sacco di conti e poi non è che ottengo un'espressione che mi fa comodo tenere a mente e su cui posso fare più di tanti ragionamenti. Quello che si vede anche semplicemente qualitativamente. Questo è importante. L'R1 è una cosa che, dal punto di vista dell'amplificazione, mi comporta una diminuzione. Ma perché mi può interessare allora andare a diminuire l'amplificazione? In realtà non è una cosa che in assoluto è un vantaggio, anzi, in assoluto di solito io voglio un'amplificazione alta, no? Anche perché, siccome devo tenere presente tante possibili perdite che posso avere, mi conviene partire alto. Dove sono i vantaggi? Ci sono dei vantaggi, alcuni di questi li vediamo. Ecco, uno lo riusciamo a vedere qui abbastanza bene. Vedete, in realtà c'è un effetto molto importante dell'R1, che è questo. Se HF' è molto grande, ed è, essendo dell'ordine di HF, può essere molto grande, diciamo, fattore 100, anche un 30, 40 può andare bene lo stesso. Allora, nel denominatore può essere che il termine che conta di più sia R1 per HF primo. Anzi, può essere, faccio in modo che, cioè, scelgo R1 in modo che il termine che conti di più sia R1 per HF primo. Quindi, ovviamente l'1 più HF primo, se HF è grande, l'1 può essere trascurato, ma anche HIE può essere trascurato rispetto a R1 per HF primo, se scelgo R1 in modo opportuno. Quindi, questa è un'altra cosa importante. Se HIE è molto minore di RE1 per HFE primo, allora io posso scrivere AV0' come, cioè, trascuro l'HE, mi viene meno RC su R1. Va bene, è chiaro che nel fare questo ho ridotto molto l'amplificazione, no? Che ho dovuto usare un R1 grande, quindi lì al denominatore l'amplificazione è ridotta. Però ho un grosso vantaggio che non dipende da HFE. Perché mi torna comodo che non dipende da HFE? Perché HFE è praticamente beta F, come abbiamo detto tante volte, quindi è la quantità che varia più facilmente nel dispositivo. Anche l'HIE dipende dalla temperatura. Cioè, in questo modo io ho, se vi ricordate, HIE al denominatore nell'espressione la temperatura. Quindi in questo modo, anzi, qui posso scrivere anche HIE, mi trovo ad avere un'amplificazione che dipende soltanto dal rapporto di due resistenze che ho scelto, che variano poco in pratica, e quindi anche l'amplificazione mi diventa robusta rispetto a variazioni della temperatura e variazioni del guadagno, del beta F. Quindi,
Il motivo per cui si usa questo tipo di stadio è che la presenza di R e 1 mi rende il circuito robusto rispetto a quel tipo di variazione. Chiaramente devo tenere presente cosa pago, no? Pago questa robustezza, quindi AV0' robusto rispetto a variazioni di beta F e di temperatura. Quindi questa è una cosa desiderata. In che cosa si traduce questo? In pratica si traduce in un costo, no? Perché spesso che cosa succede? Io potrei ottenere 100 di amplificazione, no? Per esempio con un solo stadio CE, però sarebbero 100 che magari, siccome viene proprio quando R1 è uguale a 0, l'amplificazione è proporzionale a HFE, quindi varia molto con HFE, quindi quei 100 nominali possono essere 50 o possono essere 200, va bene? Oppure posso decidere di avere quegli stessi 100 mettendo in cascata due amplificatori, ciascuno dei quali amplifica 10, ma che ha un'amplificazione più robusta rispetto alle variazioni, perché magari è realizzato con uno stadio di questo tipo. Allora, è chiaro, facendo in questo modo, il fatto di avere un'amplificazione minore mi comporta un costo maggiore, perché devo metterne due stadi in serie, però ho il guadagno di una robustezza rispetto alle variazioni. E questi sono i classici trade-off, come si dice, compromessi di progettazione. Ok, queste sono le considerazioni da fare sulla V O'. Allora, visto che ci siamo, possiamo anche andare a fare il calcolo della impedenza d'ingresso, della resistenza d'ingresso e della resistenza d'uscita. Allora, io posso fare questa valutazione, no? Che resistenza vede il generatore d'ingresso? Vede l'RB in parallelo a un'altra resistenza, che è la resistenza che c'è, diciamo, a destra tra base e emettitore, no? Che è associata alla corrente IB. Quindi questa resistenza è VB diviso IB. Quindi calcolo prima VB diviso IB, questa mi dà la resistenza che si vede dalla base verso destra e in parallelo ci metto l'RB che viene comunque vista dal generatore. D'accordo? Quindi facciamo il calcolo, IB la ottengo facilmente perché ce l'avevo già, avevo trovato già IB in funzione di VI, dove l'avevo trovata? Qui avevo IC in funzione di VI, IB è IC diviso HFE primo, quindi è qui non c'è un evidenziatore da... qui non lo vedete, insomma in questa espressione qua c'è già. No? Allora facciamolo, andiamo avanti e vediamo, questo l'abbiamo fatto. Dunque, diciamo resistenza d'ingresso. La resistenza d'ingresso è quella vista da un generatore ideale, quindi senza la propria resistenza serie. Quindi devo prima calcolare VI diviso IB e mi viene 1 diviso HE più RE1 che moltiplica HF' più 1, se prendo il risultato. Ho preso l'IC che avevo trovato prima. Prima avevo l'espressione VI in funzione di C, ora so che IB è IC diviso HF' e quindi devo semplicemente levare un HF' al numeratore. Ecco, no, ho sbagliato io. Questo era... ho sbagliato a scrivere. Questo era IB uguale. Io, vabbè, facciamo così, copio l'espressione di prima. Per non sbagliare, l'espressione prima era fatta così, c'era IC uguale a VI
per HF'. Va bene? Quindi IB è uguale a IC per HF, IC uguale a B per HF'. Va bene? Quindi a questo punto HF' e HF' lo semplifico, posso avere VI su IB in questo modo, VI su IB uguale ad HE più RE1 che moltiplica 1 più HF'. Quindi questo è il rapporto VI su IB. La resistenza d'ingresso è uguale all'RB più VI su IB, che ho due termini in parallelo. Quindi mi viene RB parallelo a HE più RE1 che moltiplica 1 più HF'. Ovviamente, questo, okay, è ottenuto, ovviamente se controllate quello che avevamo ottenuto nel caso precedente con R1 uguale a 0, vabbè, ve lo dico, potete controllare, avevamo ottenuto RB parallelo ad HE, come deve essere, d'accordo? Qui quello che si può notare, e quindi prendiamo nota della cosa, se aumento R1, aumenta Rin. Se sale R1, sale Rin. Sono correlate, no, perché una correlazione è proprio una relazione causa-effetto positiva. Ripeto, se uno vuol fare esattamente il conto, deve ricordarsi che R1 è anche dentro HF1, HF'. Ok? Però, anzi, quando uno aumenta R1, HF'. Cala. Cioè, però complessivamente, se uno volesse fare il conto esatto, facendo il conto preciso, l'effetto principale sarebbe quello dato dall'R1 messo lì in modo esplicito. D'accordo? La considerazione di massima da fare è che per i valori che si hanno di solito l'HFE cambia molto, l'HF' è poco più piccolo di HFE, viene ridotto appena un po', quindi l'effetto principale è quello dell'R1 direttamente a moltiplicare. Questo è uno. Cosa che a questo punto può essere utile aggiungere è la resistenza d'uscita. Alla resistenza d'uscita dedichiamo uno spazio a parte perché vi devo fare un discorso preliminare. Anzi, facciamo una cosa, facciamo una pausa ora, questo è un po' più lungo.